Amedeo, non correre, cioè dove corri? Diretto, fammi salutare gli amici. Buongiorno e saluta. Voglio una camminata troppo bella, ci stiamo facendo. Dove? Ma vuoi farci scoprire? Ci facciamo questa passeggiata? Ma tra poco mi vedrete di meno. Dietro, riesci a far cominciare a Sì, vedere un sì, po' sì, gli sì, altri? sì, sì, sì. Dove ci troviamo, Amedeo? Quella parte di Napoli raccontata, quella conosciuta nel mondo. Perché? Perché quando si parla di questo luogo, un 99% va sempre riferito un po' come Scampia. Si parla sempre di camorra, sempre Criminalità. imbroglio, è famosa soprattutto per il pacco. Opac. Perché? Perché stiamo arrivando a quella che è Forcella. Conosciuta veramente da tutto il mondo, ma ci sono scorci stupendi, spettacolo. Guardate qua. Cioè sono angoli che non si riesce a barire. Guarda chi stacca, direttore. Questo dovrebbe essere l'ingresso di un altro portone. La cosa più brutta di Forcella qual è? Efir. Brava signora, ma lo ha detto parola a bocca. Efir. C'è lo terremoto rotto, stanno ancora così. Mannaggia miseria. Ma veniamo al dunque. Perché si chiama Forcella? Allora, vengo e mi spiego. Forcella, a parte che dove ci troviamo adesso, c'era il tempio di Ercole, che partiva da qui, da dove stiamo attraversando, che in pratica era da Via delle Colonne o Vicari Tarallara, e usciva fino a quello che conosciamo i Fucella che chiama Bre. Viene appresso a me, detto. Era presa a me, faccio vedere. Ci prendiamo a largo. Ci allarghiamo. Perché? Perché c'è un altro punto che è stupendo in da Fucella. Che è questo qua, viene a bere. Dico colonne, o vi gridare là. Ho detto cammaranna. Se non stai d'accordo ci partiamo e bellezza, guarda qua. Qui, forse per questo proprio si chiama Vico Colonne, ma probabile, perché sorgeva il Tempio di Ercole. Colonne, infatti. Probabile, probabile che questo faceva parte, non lo so, sto supponendo perché l'ha già visto. Cioè, oh, mamma mia, che spettacolo. Mi rompi, guarda che l'hanno fatto. Guarda qua, direttore. Chi si ubica di dare all'ara? Ora entriamo nel cuore pulsante. Stiamo andando, vai Vieni piano, appresso a non me. correre che devo riprendere le Andiamo nel bellezze. cuore pulsante. E quella che era. Non metti che è Fucella. Ma si è azzeccato proprio tutte cose, si è azzeccato. Vedete, accorto. Una Cioè, è il bello. Tu immagini, bella sei butto in chiara. Così la voglia di disseto. Grazie. Ciao! Quello che è sempre stato il mercatino. Fatta sotto sta passare una maglia. Cioè io non ti farei togliere, ma fatta sotto che ne ha roba a nessuno che bene con Ma tu cellulare. non ti stavi affogando? Azzeccando! È arrivata subito l'acqua. Annacci. Allora, dove stavamo prima, caro direttore? Stiamo là di Rinda. E siamo usciti, ci abbiamo fatto giro, ma stiamo in dove carriera la cadrete, che io ti faccio vedere adesso, dove continuava questo tempio di Ercole. Perché il tempio di Ercole, come dice il caro Celano, che non era amico mio, ma il canonico Celano, finiva fino alla chiesa di Santa Maria Piazza. Tu dici, ma era questa chiesa, eppure era giù. Qua dietro. Arrivo all'impalcatura, perché questa impalcatura che viene qua è con malandre. Stiamo parlando del terremoto dell'80.
Cioè è possibile ma sta ancora così? Ma veniamo al dunque, perché si chiama Fuccella? Una delle spiegazioni sembra che sia proprio questa, che la strada, come c'è la bella ritta, poi ad un certo punto c'è un bivio, una che si apre a due, vedi, una biforcazione, guarda, a forma di forcella, ora a forcella proprio, si apre, probabile, almeno come si racconta, che sia questo il motivo perché si chiama forcella. Perché questa forma a Y? Ora ti faccio vedere una chicca, vieni appresso a me. Vieni a vedere la chicca che ti dicevo. Siamo a via Sant'Agostino alla zicca. Esatto, perché finisce con la chiesa di Sant'Agostino alla chiesa, alla zicca. Questa chiesa è la chiesa di Sant'Agrippino, ma ti faccio vedere i particolari. Se riesci a vedere, caro direttore, in alto, sia a destra che a sinistra, ci sono delle Y. Prima che andiamo a finire tutta magna, non ti parlavo delle Y. Siccome che qui pare che c'era la scuola di Pitagora, ecco svelato l'arcano. La forma probabile che prende proprio ad Y, la forcella che abbiamo fatto vedere. Ma c'è anche un'altra spiegazione del perché forcella. Forcella pare proprio che, e infatti avvaloriamo poi la tesi del ceppo a forcella, lo ceppo a forcella, che è quella che qui non c'erano le forche. Quindi essendosi acchiappa mosca ma magna, essendo che c'erano le forche, da lì probabile che prende il nome. Certo, possiamo comunque ricordare il seggio di forcella, che è uno dei sedili, no? C'erano varie famiglie che amministravano la città. Guagliù, è uno spettacolo esagerato, forcella. E questo è quello che noi abbiamo come storia. Ne siamo ricchi. Se la valorizziamo, veramente, come dico sempre, possiamo fare invidia al mondo. Come sempre io vi invito a chi più ne sa, più ne metta nei commenti e vi auguro buona storia, Fuccella.